leggeri segnali di ripresa ci sono molto flebili, quindi c'è da capire se sono determinati da una reale ripresa o invece, come io penso, perché dopo un periodo abbastanza lungo nel quale le persone non hanno praticamente consumato niente, abituati negli anni precedenti ad avere comunque maggiori soddisfazioni dall'acquisto di capi, adesso hanno ripreso poco, piano piano. Il Natale sarà comunque determinante, sì, per capire se questa ripresa è reale o meno, e soprattutto anche poi il mese di gennaio. I saldi ormai sono diventati praticamente fondamentali, l'acquisto si è spostato verso i saldi, sì. Ecco la voce di un commerciante di Arezzo che vede l'andamento del commercio tramite il suo negozio di abbigliamento. Timidi segnali, comportamenti dei consumatori che cambiano, fasce di negozi di mezzo che scompaiono, difficoltà nell'approvvigionarsi agli ingrossi che cercano di abbattere i costi partendo dalle scorte in magazzino. L'8 dicembre era la data di partenza ufficiale degli acquisti natalizi, ma non è più così per la massa dei cittadini, o meglio, nella crisi di questo periodo ci sono due fasce di popolazione che si comportano in modo diverso. C'è chi dice che non farà regali, poi cerca di rimediare nell'ultima frenetica settimana, chi invece per spendere meno inizia a cercare presto, già da questi giorni. Ed i commercianti sarebbero pronti a soddisfare entrambe le necessità. Ogni vetrina in giro ha angoli molto colorati, dedicati a gadget di tendenza da 10, 20 o 30 euro.